Sona con Electrocute full danno. Vediamo se riusciamo a fare più danno di tutto il nostro intero team. Ci faremo un po' support perché giustamente altrimenti il nostro team ci blammerà a vita, ma e il resto faremo. Perché questa latency? Hello? Restartiamo il game. Restartiamo il game, totalmente restartiamolo. Non si muove il personaggio. Non si muove il personaggio. Wow. Guarda! Hanno fatto un aggiornamento stamattina. Non so che schifo è stato, ma riprendetevelo. Non lo voglio vedere, riprendetevi quell'aggiornamento. E mi curo con il Test of Blood ogni 20 secondi. Sarebbe carino, Riot, se inseriste una cosa. Un cooldown qui, no? In modo da non ricordarmi ogni volta i 20 secondi che mancano. La di Garry qua, la di Garry. Di jungle, volevo dire. Hai cancellato un attacco. Va bene. Noi andiamo immediatamente di Shin, o Folgore, ho saputo che si chiama Folgore in italiano, la cosa più triste del mondo, perché dobbiamo disintegrare i nemici con l'Electrocute. E questa è la nostra missione. Ok, attualmente... c'è una ward. Oh, shit! Se restavo bloccato nelle piume ero morto. Perché l'hai lanciata via, maledetta? Va bene. Se non lo lanciavi EDR. Peccato, peccato. Ma va bene così. Va bene così. Ora non compriamo nulla perché il nostro prossimo oggetto da comprare è il Luden. Perfetto. Il prossimo attacco con la Q dovrebbe fargli un bel danno. Non è ancora quello caricato, però attualmente fa 120 più 47 sui minion, quindi ipotizziamo un 87-90 circa. Il prossimo però è quello caricato. Sono veramente curioso. Wow. E non è proccato l'Electrocute. Ma ci vuole un altro attacco. O la ultimate. Se ultavo. Se ultavo. Perfetto. Non ci voleva il flash. Sarei riuscito a farlo anche senza flash. Ma va bene. Va bene. Boom, baby! E l'elettrocute non è nemmeno proccato. Io dovrei collezionare anche le ward con il layable. Eccolo qua. Dammi davanti, cioè dietro. Tre, due, uno. Non so perché non abbia cliccato sulla lanterna. E francamente no, non mi interessa. Ancora abbiamo fatto poco di Electrocute, ma ci sono difficile fare una combo completa come si deve. Vediamo adesso. Abbiamo soltanto lo Shin. Quindi non prende comunque l'ability power. Fa
66 in più e basta. Completando l'item, completando il Lich Bane, dovrebbe andare molto meglio. E l'elettrochiuso non è partito di nuovo. Saya, quanto ti faccio adesso? Ho voluto flashare. Ho voluto flashare per evitare le piume di Xayah, molto semplicemente. Molto, molto semplicemente. Potrebbe tornare viabile, oddio, è sempre stata viabile se una mid, dipende però sempre chi sia contro. Magari sia contro un avversario contro cui mid non si può fare nulla, come un Zed per esempio, ma anche Yasuo stesso se gioca bene. Ok, attualmente il Lich Bane faremo 173, magnifico, magnifico. Chissà se riesco a one-shottare una Xayah. Q, auto-attacco, R, auto-attacco, in teoria dovrebbe morire. Lo proviamo. Che ci costa, no? Xayah. C'è pure Darius, no! Non lo posso affrontare senza il Morello. Lanciati. Perfetto. Finché Darius non è stato top lane a farsi i suoi giri, va benissimo. Non gli faccio danno. Nessuno ha un heal. Se Tristana aveva Lial, mi arrabbiavo come una Ce l'aveva Lial! Io non sono morto, però se morivo... No, come ti surrendato? Va bene, vediamo se siamo andati primi in danno. La vedo difficile perché quella Tristana faceva 14 kill. Non c'è di che, Tristana. Più gol del nostro top lane e del nostro mid lane. Ok. Più gold anche di Yasuo, di Xayah, di un botto di gente. Primo in danni del mio team. Di soli 100, ma primo. È viabile? Sì. Ve lo consiglio. In normal. In normal piccatela. Full AP. Ma prendetevi chiaramente lo Speltif perché... Se non siete mid, vi serve fare qualche gold in più. Per il resto, divertitevi. La build è questa, semplicissimo. Ludens, Lich Bane, se però volete fare invece ancora più lo schifo tra le file nemiche, vi mettete la staffa che rallenta, adesso non mi ricordo bene il nome, che ogni spell rallentate, e non possono più scappare. Per la vostra E che li inseguite è quella, non possono più scappare. Prima ancora del Death Cap, del Rabadon. Mi piace. Bella.